libro è questo. Il libro è questo. Allora, abbiamo preparato un po' l'intervento di là, no? Adesso ti voglio fare una cosa al volo con loro, perché vorrei capire, domanda nuda e cruda, rivolta alle femmine soprattutto, anche perché sono la maggioranza, come al solito, la psicologia. Chi è, onestamente, notato l'avverbio in grassetto italico, chi è contrario a questa roba qua delle bambole robot? Per fare senso con queste, non per andare a discutere delle mostre. Chi è che contrario alzi la mano, intendo? Una, c'è vergogna. Perché alcuni vogliono dire no, per me va bene tutto. Poi se le chiedi in privato, che schifo, è tutto uno schifo. Quindi non ha funzionato perché sai, c'è vergogna. Qualcuno se è coraggiosa ha detto, ma la nostra esperienza, diciamo di... Sicuramente Maurizio, ma io lo faccio spessissimo, uso le occasioni sociali informali per un po' chiedere un po' cosa ne pensi, una cena. Cosa ne pensi del sesso robot? Dai, però io farei una domanda più precisa. Sì. Cioè, perché tu hai detto chi è contrario. Vai. Ma chi vieterebbe, ad esempio, più queste bello. Bambole? Perché una cosa, diciamo, io posso essere anche contrario nei termini di disapprovare o fare riferimento al fatto che io una certa cosa non la farei mai, no? Ed è una cosa. Un'altra cosa è dire no, io proprio vieterei la commercializzazione, la vendita. Chi la vieterebbe? Sempre lei, anche la sua compagna di banco, diciamo. Nessuno, tutte così, anche un po' provate dalla lunga giornata convegnistica. Ma nessuno. Ma tu sei progressista. Allora facciamo una cosa. C'è troppa così. Sì. Che cosa sono questi sex robot? Che vediamo qui la versione femminile, perché più spesso i maschi sono più interessati quando non sono le femmine interessate agli analoghi maschili. Cosa sono queste? Cosa sono i sex robot? Ce lo puoi dire per piacere? È vero che abbiamo immagini più di sex robot nella versione femminile che di sex robot nella versione maschile, però esistono anche sex robot maschili. Anche la casa delle bambole di Torino, che adesso è chiusa, aveva soprattutto modelli femminili, però c'era anche il bambolo, insomma c'era anche la bambola nella versione maschile. I sex robot sono una versione più avanzata rispetto alle bambole di silicone, quindi non alle bambole gonfiabili, ma a bambole che già rappresentano un'evoluzione rispetto alle bambole gonfiabili. Sono degli esemplari che non è necessario, non bisogna gonfiare, insomma, ma che presentano già una costituzione che le rende stabili. Questi sono degli esemplari ancora non robotici. La versione robotica però non è molto diversa da questa, nel senso perché al momento gli esemplari robotici sono ancora molto rudimentali, per cui interagiscono al tocco, possono cambiare temperatura, diventare più calde se toccati in un certo modo, possono anche, questa società crea anche delle versioni in grado di interagire verbalmente con una testa robotica con la quale si può interagire attraverso un'app dal proprio smartphone o dal proprio iPad. Ci sono dei video su YouTube che permettono di vedere, e ancora chiaramente siamo ancora molto lontani da quel rapporto che vediamo ormai descritto in serie televisive, in film, in cui il robot agisce ormai come un essere umano, è quasi indistinguibile da un essere umano. No, siamo ancora molto lontani, siamo ancora più vicini alle bambole sessuali. Mi viene in mente, sai, che mentre le bambole gonfiabili dei nostri tempi, diciamo così, se non altro non c'è il problema dello stoccaggio, perché
semmai tu devi gonfiarla per l'uso, puoi stoccarle in casa. Sono un po' ingombranti, in effetti. Poi sai che arrivano, suona, te l'ho fatto improvvisata, abbiamo suonato già la pizza. Sul divano, sono un po' ingombranti. Poi spunta il braccio. Se va bene. Senti, mi viene in mente questa cosa. Tu hai fatto, hai corretto un po' questa mia improvvisata domanda che ho fatto prima. Ecco, cosa ci sarebbe di male, cosa c'è, anzi, cosa ci sarebbe di male, o meglio, quelli che obiettano, vedi tu come lavorarci su questa domanda, quelli che obiettano che c'è qualcosa di sbagliato, di male, cosa dicono, e poi anche qual è la tua opinione? Perché appunto io sono, mi occupo di filosofia morale, quindi delle questioni morali, quindi diciamo mi sono avvicinato a questo tema da un punto di vista morale per capire se in effetti c'è qualcosa di male da un punto di vista morale nel fare sesso, nell'acquistare oggetti di questo tipo. Ora, il sex robot, la bambola sessuale è un oggetto per cui fare sesso con questi oggetti è una forma di autoerotismo. Se noi pensiamo che non ci sia nulla di male nel raggiungere il piacere da soli, sembra appunto, possiamo arrivare alla conclusione che anche in questo caso non c'è molto da aggiungere, molto da dire. Se praticare autoerotismo non è sbagliato, se farlo con l'aiuto di oggetti, ormai esistono tantissimi giocattoli del sesso che permettono appunto di raggiungere il piacere non solo da soli ma anche con una strumentazione adeguata. Se questo non è sbagliato, allora dal momento che le bambole, i robot sono degli oggetti tecnologicamente più avanzati, ma rimangono degli oggetti, sembrerebbe che la conclusione sia facile, appunto non c'è nulla di sbagliato. In realtà nel dibattito intorno ai sex robot vengono avanzate delle critiche importanti da chi affronta la questione proprio da un punto di vista morale. Le critiche sono essenzialmente due. La prima è che tu puoi comprare o fare sesso con oggetti di questo tipo, con queste macchine, soltanto se tu sei già una persona corrotta, c'è qualcosa che non funziona nel tuo carattere, non sei una persona a posto. Nell'acquistare, nel fare sesso con queste macchine, tu mostri che hai delle devianze moralmente inaccettabili o che sei appunto una persona viziosa. La seconda critica è più articolata. La seconda critica potrebbe anche accettare che in realtà non c'è nulla di male nell'acquistare un robot, o meglio, che non devi essere necessariamente una persona viziosa. Però aggiunge che tu, facendo sesso con quella macchina che non è in grado di esprimere un consenso, o che a volte è programmata per rifiutare il consenso a un rapporto sessuale, a forza di fare sesso con questa macchina diventi una persona viziosa, non sarai più in grado di avere relazioni accettabili, rispettose dell'altra persona. Per cui, per riassumere, l'obiezione dice: stuprerai prima il robot e poi passerai a stuprare un essere umano. Quindi diciamo c'è una corruzione, qui l'indice viene rivolto sulla corruzione che queste macchine metterebbero in moto, la corruzione del carattere. Quindi una escalation si inizia con questo, per poi una sorta di abituazione, magari poi cerchi qualcos'altro di più, ho capito. Perderai la capacità di avere delle relazioni dove l'altro viene rispettato, sì, dove all'altro viene riconosciuta una capacità di esprimere o no un consenso al rapporto sessuale. Tu perderai questa capacità e vorrai appunto fare sesso e quindi violenterai l'altra persona anche se l'altra persona non è d'accordo. Sono domande empiriche, non sappiamo bene, sono delle ipotesi, uno deve fare delle ricerche per vedere se c'è questa escalation, perché mi viene in mente se potrebbero fare dei paragoni. Se tu ne parli nel libro, mi sembra di sì, l'ho letto sull'aereo, come ti dicevo, mentre andavo appunto a Shanghai, a proporre dei progetti su questa tematica, adesso poi ne parliamo, tipo i videogiochi, a forza di giocare in videogiochi violenti, tipo spare e ammazza, io ho speso tantissime ore della mia vita, tanti anni fa, tante ore buttate a giocare così, alto questo schermo, una valanga di ore,
E quindi a forza di giocare a questi giochi potrebbe essere che tu poi sei violento. È venuto fuori questo fenomeno dei mass shooter negli Stati Uniti, che sembrava che quelli che andavano a sparare poi nelle scuole giocavano di giochi violenti. Allora tutto, anche Trump ultimamente ha detto, ha trovato questa correlazione come se fosse un nesso di causa. Quindi, insomma, tu dici, punti il dito su questo. Mi viene in mente, ma forse abbiamo parlato prima negli altri divanetti, ma e magari possiamo anche sollecitare, visto l'ora tarda, anche l'argomento che si presta anche differentemente dalla genetica, che è più complicata da affrontare, tra le domande sugli stomi, il tradimento, no? Che diciamo prima, ma qui facendo l'esempio sulle femmine, noi siamo eterosessuali, quindi ci viene più facile fare questo esempio su di loro in questo modo, cioè se il vostro partner, siamo fidanzati, diciamo ad esempio eterosessuale, scoprite che guarda la pornografia su internet, sapete che su internet ci sono delle materie, cioè donne nude, diciamo, donne nude, ai nostri tempi, forse anche i tuoi, in falsetto, cioè donne nude, non si vedevano mai le donne nude, cioè oltre a vedere dal vivo, e avevo la fortuna di vederla di fortuna, anche la donna, non è solo gratte vinci, delle anche impegnati, o era un mondo X sunt leones. Come raccontavo, mi sa il comandante del ristretto, abbiamo tempo perché il Pablo Trinci è tutto da un'altra parte. Ah, era Torino? Era Napoli. Quindi, ma è colpa nostra. Quindi, ai nostri tempi, le prime donne nude, attenzione, dove qua c'è il catalogo postal market, cioè, prima di Amazon c'era un sacco di robe, giardinaggio, e poi c'è una pagina del lingerie, quindi due o tre pagine poche, proprio. Sempre con gli stessi modelli, cominciare a guardare, a girare, a guardare. Poi sai, uno non è che le guarda queste cose così, le guarda anche un po'. Poi sbaglia di pagina, capitavi sulla faccia triste. Comunque, è un tradimento per voi se il vostro fidanzato guarda il porno su internet? Lo vedo un po' più... Per me sì, tu che lo vedo come un tradimento, se il vostro sapete. Però se non devi aggiungere qualcos'altro, non basta guardare. No, perché nel senso, se uno no, beh, certo, poi no. Pensa alla relazione con il robot. No, infatti volevo guardare. Non è che guarda no, esatto. Il robot. Hai ragione. Allora, facciamo un esempio. È vero che generalmente, differentemente da altri tipi di intrattenimento, tipo talk show, film, uno può guardarli mentre affonda il cucchiaio nel budino. Non è che io una volta ho fatto questo esperimento, lo dico senza, poi tagliamo l'editing, vedere l'effetto che mi fa a guardare la pornografia mentre mangio. È strano, riesci a vedere una cosa strana. Pensate agli inconvenienti delle serate. Quindi è vero che tu dici, quando uno guarda, se il vostro fidanzato quando guarda la pornografia non mangia, non è cucchiaio il budino, ma fa. Siete gelose che lui fa fantasie con donne che dicono yes, yes, sempre questo americano, la potenza culturale americana è sempre. Siete. Ma anche le donne guardano il porno. Tanto per dirne uno. Sembra molto riduttiva come. Ma io sono vecchio, eh. Lo guardo. Quindi nessuno sembrerebbe geloso. Ma allora, invece, prima di risponderti, sì. Aggiungo qualcosa anche su quello che dicevi prima, sì. Che dicevamo prima sul carattere, sul rischio di corruzione. Perché noi adesso stiamo parlando di sex robot, di bambole, ma in realtà potremmo mettere da parte anche questi oggetti e ragionare anche sulle nostre abitudini sessuali. Non c'è bisogno del sex robot per giocare alla violenza. Uno degli oggetti sessuali più venduti sono le manette, si possono comprare anche su Amazon, esistono di tutti i tipi ed hanno grande successo, non perché vogliamo giocare ai cowboy, agli indiani o ai poliziotti, abbiamo bisogno di manette, ma perché tanti di noi amano giocare con il proprio partner consenziente a fantasticare una situazione di violenza dove uno è il carnefice e l'altro la vittima. Le domande che ci ponevamo prima si pongono anche, sono le stesse, anche per queste situazioni. Abbiamo un carattere perverso se ci piace praticare questi giochi sessuali, o il nostro carattere
si corrompe a forza di giocare alla vittima e al carnefice, poi avremo voglia di praticare questi giochi nella realtà. Quindi qui si pone una domanda di carattere più generale su quello che è il rapporto tra finzione e realtà, quello che io faccio nella finzione con il mio partner, senza oggetti, oppure con un robot, ha poi una ricaduta, delle ripercussioni sulla mia vita reale. Io diventerò meno capace di comportarmi bene se immagino, se gioco a comportarmi male da solo con un'altra persona. Quindi secondo me è intrigante come domanda. Nel libro scrivo, insomma, da bambino io giocavo ai cowboy indiani e ogni giorno si uccideva almeno una decina di persone, chiaramente al gioco. Oggi al videogioco, come dicevi, in poche ore puoi uccidere migliaia e migliaia di altri virtuali. Quanti della mia generazione sono diventati dei serial killer perché giocavano agli indiani, ai cowboy o alla guerra, insomma? Forse pochissimi, insomma. Quindi, diciamo, sì. Se io faccio riferimento alla mia esperienza personale, chiaramente non è una ricerca empirica, però se ricordo appunto di quello che facevo da bambino, il fatto di aver ucciso, c'è anche Albinati nella scuola cattolica che ricorda appunto di situazioni come queste. Naturalmente dipende l'intensità, la durata, la frequenza con la quale tu stai a fare sta roba. Esatto. E se poi sei nella popolazione a rischio, per cui sei già un disturbo di un certo tipo, oppure l'unico coping dello stress che hai nella vita è il sesso con la masturbazione, quindi ti incisti in questo loop solitario, una solitudine, quindi certo che stare, ma anche a questo punto coltivare corchi idee 12 ore al giorno. Esatto, certo, queste ha anche delle implicazioni. O vedere la televisione o Netflix 20 ore, insomma, può fare anche male, anzi fa sicuramente male, insomma, se lo fai per tanti giorni, quindi sì, io direi che... Perché il contrario, dice appunto, che potrebbero alimentarsi, sono tante delle cose, le teorie di supporto allo stupro, sono le teorie sulla oggettivizzazione delle donne, ecco, le donne oggetto sessuale, forse di stare con questa roba qua in casa, essenzialmente in casa, perché sì. Alimenti questa idea delle che le donne sono unicamente oggetti sessuali, perché sapete, sono totalmente sottomesse, non dicono no, non stiamo dei robot sofisticati. La casa di Torino che tu mi dicevi, appunto, sapete che la casa di Torino, quella di bambole, mi spiegavi tu che è stata chiusa perché? Dillo tu che me l'hai detto tu prima. Perché a settembre dell'anno scorso, quando c'è stata la notizia della chiusura dopo un giorno o due che la casa aveva aperto, tanti mezzi di informazione hanno detto appunto che per una questione di igiene hanno dovuto chiudere la casa del bambole. In realtà la chiusura è stata dovuta alla mancanza di un'autorizzazione ad affittare le stanze, quindi è stato contestato l'assenza di un'autorizzazione ad affittare dei locali alle persone che appunto li volevano fare del sesso, non era un albergo, non avevano l'autorizzazione per, esatto. Sì, per affittare stanze. E adesso la chiusa perché... Sapete di cosa stiamo parlando, no? Cioè, invece, adesso l'hanno chiusa perché per mancare poca affluenza di pubblico, ma sembrerebbe che, sapete qual è il problema? Qui ci possiamo agganciare con la cena sbagliata, che ti vedono strano, come ci potrebbero vedere strane noi che raccontiamo che invece di uscire lunedì sera, sabato sera, io sto a casa con Harmony, io sto a casa con un nome così, con Pettina, sapete, in versione italiana, sai. Erano chiuse adesso perché, siccome devi registrarti dai nome e cognome, come se fossi in albergo, le persone hanno il timore che siano visti come strampalati quelli che vanno a riempire la serata o il pomeriggio nel bordello con le bambole, no? Con questo tipo di bambole. Quindi, sai che dicevamo prima, cosa pensi che pensino le persone se sanno che tu? Lasciamo perdere noi, che un personaggio, che un uomo
ogni tanto va con questi tipi di oggetti. Cosa pensate, no? Infatti è anche la domanda di prima, sul tradimento, nel senso se il tradimento ci coinvolge più personalmente perché riguarda il proprio partner, la persona con cui uno sta, insomma, tu scopri che il tuo partner sta facendo sesso con un sex robot, con una bambola, l'ha comprata e ha scelto proprio quel modello che può assomigliare anche a una persona che è diversa da noi, insomma, oppure un personaggio famoso e che fa ripetutamente, immaginiamo appunto di avere un partner che ricorre ripetutamente a questo oggetto, a questo robot per raggiungere il piacere sessuale. Anche qui probabilmente le nostre reazioni dipenderanno dalla frequenza con cui questo avviene, nel senso se è una cosa saltuaria è una cosa, insomma se invece è così frequente da non avere più voglia al nostro partner di far sesso con noi, forse la situazione cambia, è più preoccupante. Certo se, e qui così introduco sì. anche, se noi immaginiamo una persona che acquista un sex robot bambino, qui è difficile, potrebbe essere difficile resistere alla tentazione di provare un sentimento di ripugnanza e pensare di avere a che fare con una persona che ha sicuramente dei problemi. Perché solo con un sex robot l'idea è che, sapete che ricerche fanno vedere che se a forza di guardare la pornografia, guardare tanta pornografia fa male, in che misura fa male? Ai miei tempi si diceva i peni sulle mani, la cecità, tutte queste cose qua, cose che io tra l'altro anche ho in effetti, ripensando, no? Self-disclosure, no, fa male perché nella misura in cui a forza di vedere tutta questa roba, la normalità, no? È sempre la stessa roba. Adesso non voglio bellissima finché vuoi, però vedi tantissimo, il nostro cervello non è programmato, adesso pensa, i bambini sono usciti tutti tra l'altro, perché c'erano dei bambini prima. No, sì, sono usciti tutti. Quindi no, a forza di masturbarsi in questo tipo di configurazioni, forse te l'ho raccontato, così come non vedevamo donne nude ai nostri tempi se non dal vivo, gli uomini nudi li vedevano da cervitare. Io i primi uomini nudi, perché quando li vedi uomini nudi? Dove li vedi? No? A calcetto. Ma in Italia non c'è sto calcetto. Cioè, in Italia sì, lo facciamo loro, fanno tutto così, no? Cantando, no. Però sembrerebbe che le ricerche fanno vedere, se tu, per tornare a quando uno consuma pornografia, siccome uno guarda mentre affoggi il cucchiaio nel vino, no? Ma lo fa magari in un altro setting, diciamo così, tu vedi, e generalmente la pornografia è fatta per i maschi eterosessuali, ma in realtà ce ne sono tutti i tipi, tu poi hai questa fissazione orgasmica, diciamo, perché hai il piacere, quando vedi questi membri eretti che eiaculano. Allora, noi non siamo programmati per vedere questa roba, ne vediamo milioni, milioni nella nostra vita. Quindi qualcuno ha detto che cominci a sviluppare un interesse sessuale verso il membro, anche se non sei omosessuale. Io ho avuto un paio di pazienti così, ad esempio, e in letteratura c'è perché sai, ma cos'è così interessante? Vedi sempre questi tipi di configurazioni. Quindi di nuovo potrebbe essere che la pornografia tanto fa male perché c'è abituazione a tutto. E anche la qualità della vita sessuale della coppia un po' peggiora e il grado di soddisfacimento sessuale e della relazione un po' si attribuisce perché si è esposto a milioni di stimoli che è difficile trovare nella vita quotidiana. Quindi per tornare ai robot, certo anche qui potresti cambiare, se cambi la testa, sapete, basta cambiare la conciatura a volte, sembra già tutta un'altra, cambiare un po' il fenotipo, aumenta subito la citazione. Quindi qui puoi cambiare ristorante tutte le volte che vuoi, se non è pure un vestito vissuto con un tradimento, senza senso di colpa, no, vai pure. Andare a calcetto, ma quasi quasi vado con, no? E quindi potrebbe essere che
lì ha una variazione, torna a casa sempre la stessa roba. Non stiamo ancora parlando di robot, perché poi vorrebbe dire che questi robot hanno, potrebbe avere delle conversazioni molto interessanti, ma se vuoi dirci qualcosa su questo, sulla relazione che si può creare, e uno potrebbe dire, ma veramente vuoi parlare con questa roba? Noi siamo capaci di investire emotivamente, effettivamente, degli oggetti di questo tipo? Tu cosa ne pensi? Siamo capaci? Penso che in parte bisogna ritornare alla questione a cui accennavo prima, del rapporto tra finzione e realtà, immaginazione e realtà. Perché quando si affrontano questi temi, si dà quasi per scontato che la distinzione tra immaginazione, fantasia e realtà sia netta, che noi viviamo, siamo sempre presenti nello spazio di realtà, e poi chi fa sesso con le bambole salta e invece si muove in un altro ambito. In realtà noi entriamo, usciamo dal mondo della realtà, usciamo per entrare nel mondo dell'immaginazione, della fantasia, dell'illusione. C'era un filosofo inglese del Settecento, Adam Smith, conosciuto soprattutto come economista, ma che aveva scritto anche molto sulla filosofia morale, che suggeriva di non esprimere troppo, di non far vedere troppo il proprio innamoramento per un'altra persona. Diceva da Smith, gli altri non riuscirebbero a vedere quello che vedi tu nella persona che ami, perché tu vedi una persona fantastica, l'individuo più amabile del mondo, con tantissime capacità. Gli altri vedono una persona semplice, mediocre, insomma, che non è così degna del tuo amore. Questo per dire che noi costruiamo e condiamo la nostra realtà anche con tanta immaginazione, con tante fantasie. Anche la nostra vita si muove perché noi progettiamo di realizzare progetti importanti che probabilmente non realizzeremo mai, ma che comunque rappresentano un motore forte, un sogno da realizzare. Questo per dire che se noi teniamo presente che entriamo e che usciamo dal mondo della realtà e che continuiamo ogni giorno ad affacciarci nel mondo della fantasia e dell'immaginazione per poi ritornare quando si tratta di lavorare, di fare tante altre cose, di mantenere i nostri impegni nei confronti delle altre persone, se noi teniamo presente questo quadro, forse i robot, le fantasie sessuali ci possono fare meno paura, perché appunto non rappresentano qualcosa di completamente nuovo, rappresentano un'altra occasione per esplorare un mondo diverso da quello a cui siamo abituati, che frequentiamo quando lavoriamo, quando dobbiamo prenderci cura di persone che hanno bisogno del nostro aiuto. Sì, mi sta venendo in mente che infatti abbiamo messo questo incontro qui su questo festival dello specchio oscuro, come se dal lato forzando un po' uno specchio scuro della sessualità umana, e poi che se può generare comportamenti, come dire, possiamo scivolare lentamente o velocemente nella devianza e poi nel commettere dei crimini. Però, mi veniva in mente anche prima, possono anche essere pensati questi sex robot come a livello, un uso terapeutico di questi robot? Cosa ne pensi? In che modo si potrebbero usare, secondo te, o secondo la comunità scientifica, secondo alcuni pensatori, che modo possa essere per curare qualche cosa? In questo libro, ad esempio, c'è il contributo, il capitolo di Giorgia Zara, che è una professoressa di psicologia del Dipartimento qui di Torino, che ha scritto proprio appunto sul possibile uso dei sex robot bambino per il trattamento, ad esempio, dei pedofili. Il progetto, l'idea, l'ipotesi è quella di dare appunto dei sex robot nella versione bambino per cercare di capire se in questo modo le persone che sono attratte e che vorrebbero fare sesso con i bambini riescono quantomeno a contenere il loro impulso, la loro voglia, e quindi non far male appunto a bambini. Da un punto di vista filosofico è comunque
interessante domandarsi che cosa rende un robot, un sex robot bambino. Perché appunto noi parliamo di sex robot bambini per indicare un sex robot che assomiglia a un bambino e che può essere scambiato per un bambino. Però immaginate ad esempio un sex robot che ha l'altezza, le dimensioni di un essere adulto, ma i genitali di un bambino o la voce di un bambino. In quel caso abbiamo a che fare con un bambino, con un robot bambino o con un robot adulto. E lo stesso potremmo chiederci se pensiamo a un robot che ha il corpo di un bambino ma altri aspetti, altre caratteristiche di un adulto. E chi acquista un sex robot che ha le dimensioni di un bambino? Vuole fare sesso con un bambino o vuole fare sesso con un adulto mascherato, vestito, che sembra un bambino? Ci sono persone che amano giocare con il proprio partner a questi giochi, vengono detti dell'età, age play, in cui l'altro, il partner, si veste come se fosse un bambino, una scolaretta, e l'altro appunto invece recita il ruolo del maestro, dell'adulto, del genitore. Quindi, scrivendo questo libro, ho scoperto insomma tante cose. Quindi, se noi teniamo presenti anche queste abitudini sessuali, queste fantasie, qualcuno potrebbe anche acquistare un sex robot bambino semplicemente perché ha questi desideri, queste fantasie. No, anche perché con tutta questa visione, questa furia dell'immagine, come raccontavo ieri sera, si è così abituato a tutto, quindi che sei così abituato a tutto che c'è qualcosa di diverso. Quindi poco fa ti proponevo fare sesso con i cani robot. Sapete che sono i cani della Boston Dynamics, non so se avete visti su YouTube, quindi è sbagliato, qualcosa è sbagliato, così via. E poi si mi viene in mente che forse non lo so, devo mettere ancora a fuoco bene questa cosa dei bambini, perché certamente il fatto che tu scegli, dichiari che vuoi un sex robot bambino vuol dire ma tu, se tu potessi allora lo faresti, non lo puoi, quindi ripieghi, quindi sicuramente hai questo problema. Però non so se ci sarebbe l'escalation, perché questa abituazione a tutto ci fa cercare qualcosa di diverso, di esotico, lo dicevo prima. Quindi questo esotico, exotic becomes erotic, quindi una cosa così strana che è così particolare, che questo trasferimento della citazione è sempre quando ti vesti da strega, fai altre cose, lo fa mostrare. Ricordate un vecchio film che diceva, per rendere la cosa più eccitante, perché ormai è tutto consumato, con questa fretta tutto si consuma. Per citare Zampaglione di Tiro Mancino, forse mi sembra questo. Pensavo appunto a degli studi che sono stati condotti proprio per cercare di capire quanto l'esposizione anche alla pedopornografia possa corrompere il carattere, possa promuovere, incoraggiare comportamenti violenti nei confronti dei bambini. Ora è stato osservato che spesso vengono arrestate persone che detengono, che guardano film pedopornografici, che però non hanno mai commesso crimini sui bambini. E secondo alcuni studiosi questo evidenzia che tu puoi essere un consumatore di pedopornografia senza essere necessariamente una persona che fa violenza sui bambini. E sembrerebbe addirittura che questo non aumenti, secondo alcuni studi o secondo alcuni interpreti di questi studi, non aumenti il rischio che tu poi possa commettere violenze sui bambini. Chiaramente nel caso della pedopornografia c'è comunque una violenza che viene praticata sui bambini nel momento in cui vengono girati film di questo tipo. Però per ad esempio il trattamento dei pedofili possono essere utilizzati anche dei video pedopornografici interamente prodotti dal computer. È stato ad esempio quanto hanno cercato di fare dei ricercatori olandesi
per lo stesso obiettivo a cui facevamo riferimento prima. Cerchiamo di capire, hanno detto i ricercatori irlandesi, se possiamo trovare un trattamento, una terapia che riesce a contenere le pulsioni sessuali delle persone che vogliono fare violenza sui bambini. E questi ricercatori olandesi proponevano appunto dei video pedopornografici interamente prodotti dal computer, che quindi non prevedevano, non comportavano una violenza sui bambini, e secondo loro davano questi video dei risultati positivi. Le persone che vedevano questi film avevano poi meno desiderio di fare violenza sui bambini. Quindi diciamo è un ambito sicuramente interessante da esplorare. Sì, si possono raffigurare queste cose qua. Ricordo, l'ho raccontato poi in un convegno qua a Torino nel 1999, questa pedopornografia, quindi 20 anni fa. È un convegno con Bulotta, ma valabile. No, sulla terapia, ne parlavamo con alcuni colleghi. Sapete che, un po' detto da maschiaccio, da casera, mi rendo conto, però sembrerebbe la nostra vita, come dire, la nostra vita è veramente la nostra vita, anche la tua, vediamo se ci stai, che in che modo possono aiutare a mantenere vivi gli script della sessualità. Allora, intanto non è facile avere una relazione sessuale se tu hai 60 anni, maschio, non di maschio. Non è che tu puoi avere sesso con chi vuoi tutte le sere. A parte che a 60 anni, per fortuna, il testosterone si accompagna e quindi diminuisce tutto e quindi sei proprio tranquillo su tutto, generalmente. Quindi potrebbe essere che uno ha queste bambole, così ha accesso a delle scritte di sessualità, fa sesso che è diverso dalla solita masturbazione, ma non c'entra di male. No? Quindi potrebbe essere per mantenere vivo un po' di sessualità in attesa. Oppure ci sono persone che soffrono, come dicevamo prima, di particolari ansie sociali. Anche qui c'è un film, Lars è una ragazza tutta sua, in cui la bambola diventa un rifugio, comunque un aiuto per affrontare una situazione difficile, e potrebbe anche aiutare a riacquistare una vita sociale. Ci sono dei video su YouTube degli uomini giapponesi che vivono con le bambole, che raccontano appunto la loro passione per le bambole, di quanto sono contenti che ritornano a casa la sera e trovano queste bambole e scelgono la bambola con cui passare la serata. Sono persone che sembrano proprio appunto sole, condannate alle solitudini. La cosa interessante è che aggiungono che il fine settimana organizzano delle gite con altre persone che hanno le bambole. Quindi la bambola, che sembra condannare questi individui alla solitudine, è per loro l'opportunità poi di avere una vita sociale. Anche un americano che vive con le bambole racconta appunto che poi ci sono questi raduni dove possono appunto incontrarsi e dopo i quali possono rimanere in contatto. Quindi sembrerebbe che la bambola possa essere in alcuni casi anche una risorsa per costruire una vita sociale che manca. C'è forse qualcuno che... Una domanda già? C'è. Scusate, mi sentite? Prova. Chiedetemi una cosa sulla base della vostra esperienza. Di scienziati, diciamo. Di filosofi. Subito uno mette a distanza. Sì. Scusa. Partiamo da una... C'è storia vera dell'America di una decina d'anni. Donne che non riuscivano ad avere dei figli portavano dal pediatra al bambolotto dicendo: mio figlio ha il morbillo, è un bambolotto, no, non è vero, mio figlio ha il morbillo, e cambiavano il pediatra. Allora volevo chiedervi se nella vostra esperienza ci sono dei casi di uomini o donne che si innamorano o comunque scambiano veramente la loro bambola come se fosse un essere umano, e questo secondo me è l'estrema gravità, credo. La domanda che volevo fare era prevista, era... grazie. E questa è un'altra questione filosoficamente interessante. Uno, nel senso, se possiamo costruire delle relazioni con le macchine, a questa domanda secondo me
è più facile rispondere di quanto sembra, dal momento che noi parliamo con gli oggetti che ci circondano, con le stampanti, alcuni danno un nome all'automobile, li incoraggiano, incoraggiamo anche la stampante, ci incavoliamo con la stampante perché non funziona, e abbiamo appunto la storia del Tamagotchi, persone che scendevano dall'aereo perché non volevano spegnerlo, perché per loro equivaleva ad uccidere il Tamagotchi. Secondo me a questa domanda si può facilmente rispondere: noi siamo in grado, noi esseri umani, di costruire dei rapporti con le macchine. La domanda filosoficamente più interessante è se questi rapporti possono essere rapporti autentici, rapporti che hanno valore. Secondo me al momento non è possibile avere dei rapporti di valore con le macchine, con i robot. Potrebbe esserlo però tra qualche anno, quando le macchine saranno in grado di interagire sempre più come esseri umani. Abbiamo a casa ormai l'assistente Google, Alexa, e chiaramente non è come parlare a un amico, a un essere umano. Per alcuni film ci incominciano a far vedere come potrebbe essere tra qualche anno l'interazione con questi oggetti. Questi oggetti potrebbero essere informati di come è andata la nostra giornata, accoglierci a casa con il tipo di atteggiamento che ci aspettiamo da una persona a cui vogliamo bene, consolarci se la giornata è andata male, perché potrebbero avere accesso attraverso i nostri smartphone alle informazioni, ai messaggi che abbiamo scritto, e quindi sapere che abbiamo passato una giornata terribile, e quindi accoglierci e dirci: ho comprato una bottiglia di vino che è in frigo perché è arrivata con Amazon o con altri che portano. Quindi è interessante capire come potrebbe... c'è anche in Blade Runner 2046 l'ologramma che interpreta proprio il ruolo del compagno, sì, del partner virtuale. Quindi ma già nel film di Sordi io Caterina, come quello Sordi e Caterina, Supercar, ci sono tante, Supercar oppure sempre una persona che ancora detto stile che alza la mano per far parlare. Ti cosa fa? No, hai la voce squillante. No, sono su questo. Attenzione. Le parafilie dal passato al futuro. Quindi, per rispondere anche alla signora, ad esempio, ho citato un caso di una donna francese che si è costruita personalmente il suo robot, si chiama Mover, proprio perché lei dall'età di 19 anni rifiutava il contatto con l'essere umano. Quindi con questo robot ha intrapreso una relazione e ha detto che appena sarà possibile fare delle modifiche vorrà anche fare sesso, perché per adesso questo non è possibile, e arrivare poi ad unirsi anche in matrimonio. E un'altra cosa, questo è un po' più personale, per quanto riguarda scrivere relazioni con robot, io anche ho citato alcune pellicole cinematografiche, anche Blade Runner, Her, oppure Ex Machina, però da tutti questi film alla fine si evince che comunque il robot alla fine ha anche la possibilità di rompere il rapporto. In due dei tre film addirittura il robot non è monogamo, nel senso che c'è altre persone a cui dedicare le sue attenzioni. Quindi secondo me il fatto di poter avere una relazione con un robot per adesso non penso sia tanto efficace, proprio perché anche il robot ha la possibilità di dirti di no, non è solo la macchina che può anche rivoltarsi. E poi su questo punto erano anche state fatte delle leggi proprio per tutelare sia l'essere umano che il robot, si chiamano leggi della robotica. Questo è interessante quanto dicevi sul fatto che il robot non è in grado di dire no, perché è uno degli argomenti che in genere viene presentato per dire c'è una bella differenza tra l'avere una relazione con un umano e una relazione invece con una macchina. Puoi immaginare anche la macchina tecnologicamente più avanzata, ma comunque la relazione con questa macchina non potrà essere autentica perché la macchina non è libera.
Non può dirti di no. Ora, qui entriamo a bomba in un'altra questione filosofica, perché siamo liberi noi, nella tradizione filosofica a questa domanda sono state date tante risposte, ci sono quelli che ritengono che noi siamo liberi nel senso che non siamo vincolati dai rapporti causali e possiamo scegliere in qualsiasi momento di fare quello che vogliamo senza essere condizionati dalla nostra, per semplificare, storia precedente, e quelli che invece ci dicono che in realtà il nostro comportamento è determinato, che noi siamo dei fenomeni naturali e quindi ciò che facciamo è il prodotto di ciò che è venuto prima, insomma, e quindi noi in realtà non scegliamo, perché siamo, ad esempio, come esseri umani, vincolati dal nostro carattere, per cui non possiamo scegliere di fare quello che vogliamo, perché abbiamo un carattere che si è formato nel tempo e il nostro comportamento è schiacciato, per cui non siamo liberi, se per libertà si intende la possibilità di fare in qualsiasi momento quello che più desideriamo senza alcun condizionamento. Quindi i robot, e anche confrontarci con gli sviluppi futuri della robotica, ci aiutano anche a ragionare su chi siamo, su quello che siamo e su qual è la differenza tra noi e altri esseri. Qualche altra domanda? Eccolo. Ciao. Io faccio parte di una generazione dove vi seguo poco, perché è una generazione che la nostra immagini pornografiche erano i calendari profumati di Barbieri. Siamo proprio a distanza, lontanissimo. Però si è sviluppata una capacità di porsi in relazione con un altro sesso, con le altre persone. Io vedo che qua rientriamo in un discorso che può essere Facebook o altre cose, dove dietro la tecnologia ci nascondiamo ed esprimiamo dei pensieri. Ecco, qua andiamo oltre, cioè voglio dire, abbiamo un comportamento asociale, secondo me. Cioè stiamo sviluppando dei comportamenti asociali dove ognuno rimane nel proprio privato e, voglio dire, affronta poco il prossimo o confronta le idee con il proprio prossimo. No, grazie, mi sembra un punto interessante. Il rischio è quello, però, secondo me, non dobbiamo mai perdere di vista la continuità che c'è con una realtà che già viviamo, nel senso, i giocattoli sessuali, ne parlavamo prima con Angelo, adesso il vibratore, il dildo, non costituisce più un motivo di stupore, di disapprovazione, anzi è diventato un oggetto simbolo, insomma una donna in carriera, ci dicono alcune serie americane, insomma non può non avere un dildo, un vibratore a casa, insomma, perché è segno di emancipazione, di autonomia, di affermazione. Probabilmente le cose non erano così 40 anni fa, probabilmente si guardava con sospetto chi poteva essere attratto da questi oggetti. E qui vediamo come anche il nostro atteggiamento cambia nel tempo. Ciò che un tempo ci sembrava un aspetto che corrompeva la nostra umanità, nel giro di pochi anni viene completamente assorbito e diventa parte del nostro essere. Nessuno più si sorprende se qualcuno ci dice ho comprato un oggetto sessuale, anzi l'oggetto sessuale è diventato l'ottimo regalo per un anniversario, per un compleanno, ed è una cosa ormai normalissima. Quindi secondo me questo vale anche per le tecnologie, io mi occupo in genere di tecnologie riproduttive, fecondazione assistita, clonazione, e qui si vede benissimo come nel giro di pochissimi anni l'atteggiamento cambia. 40 anni fa la fecondazione assistita era considerato un modo per ridurre a oggetto industriale il nascituro. Oggi la fecondazione assistita è l'occasione per avere un figlio in alternativa alla riproduzione sessuale. Bel punto questo. Altre considerazioni, domande oppure
emozioni che volete condividere. C'è forse la con noi. Tu? Una domanda adesso, non so se le vendano, però se le vendono. Cioè, se le vendono? Se le vendono. Se le vendono. Esatto. Anche tu hai capito così. Da un lato dici potrebbe essere effetto curativo, ma non potrebbe essere anche uno sfruttamento, quindi un rendere lecito quello che in realtà è una parafilia, cioè questo è un po' da... Allora, in mente dire, posso dire una cosa? Certo. Allora, ci sono delle persone che tu mi hai scritto sulle parafilie, ci sono delle persone che hanno le parafilie, c'è chi non ce l'ha, c'è chi ce l'ha poche, che alcune, generalmente saranno i maschi più delle femmine, generalmente sbucano sorti in adolescenza e generalmente aggrappolo, non te viene solo una generalmente. Allora, se è difficile stare, se tu sei parafilia, poi vuol dire, non so, avere una ricorrente fantasia e voler fare questa roba qua, perché se non fai quella roba lì non ti piace tanto. È difficile trovare i partner che fanno queste cose, no? Quindi, vivere la sessualità, io mi diverto, io questo ipotetico uomo perverso, se faccio queste cose, se non le faccio, la mia qualità della vita sessuale, e quindi ecco che i robot possono, i robot o le bambole, i robot perché hanno un surplus che magari ci possiamo tornare anche, che ti fanno stare bene, perché tutta quella parte di perversa con la tua partner non te la puoi giocare, perché per diversi motivi, ma specialmente perché lei non vuole, non so, qualunque cosa possa essere, e quindi tu ti ritagli quella fetta di sessualità con un altro oggetto per stare bene. Quindi... C'è chi racconta, ad esempio, che usa queste bambole perché ha un rapporto a distanza. Chiaramente la cosa ci colpisce, però si tratta di capire perché ci colpisce, perché se invece della bambola usasse un giocattolo sessuale, nessuno si scandalizzerebbe. Allora la nostra sorpresa dipende dall'oggetto o dal fatto che l'oggetto è nuovo. Forse non siamo ancora abituati, ancora è una cosa poco frequente sapere di persone che fanno sesso con le bambole. C'era questo filosofo del Settecento, Hume, David Hume, che diceva: le cose nuove ci sorprendono, e proprio perché ci sorprendono ci fanno paura. Abbiamo bisogno di tempo per abituarci. All'inizio i nostri sentimenti, le nostre passioni sono scosse dalla novità, per cui non riusciamo a vedere bene i vantaggi e gli svantaggi. Forse Hume aveva ragione, insomma, sono talmente nuovi questi oggetti, questa realtà, che prevale spesso la paura. Abbiamo bisogno di tempo per abituarci. Forse fra 15 anni, 20 anni ci sembrerà una cosa ovvia che qualcuno possa far sesso. Certo, con sì, il sexting, no? Cioè, ai miei tempi il sexting non esisteva, perché se vuoi fare il sexting con le lettere, adesso io faccio questo, spedisci la lettera, poi ti arriva la risposta, a che punto sei? 3 giorni dopo. Totalmente, no? Mentre con i cellulari, così, prima i cellulari con solo display, quindi solo testo, adesso con anche le immagini, poi Skype. Non è così strano, no? Sai che adesso qui sei distratto dalla sua compagna, però non è che i ragazzi di oggi sono diversi. Se noi avessimo avuto questa roba qua, eravamo rimaniti pure noi come quelli di adesso, perché questa tecnologia ci è spettacolare poter vedere e poter fare questi giochi a distanza. Così. E quindi anche questo, i sex toys, per chiamare l'americana, il vibratore sarà proprio di un attrezzo di nuovo da giardinaggio, sai, proprio che fa un rumore. Fa tanto rumore, sai, che svegli i vicini, non per il ritmo sincopato della testiera del letto sul muro, ma i vicini hanno... No, è proprio una cosa diversa, ci fa sorridere. Tra l'altro, vorrei anche una tua opinione su questo, perché ci diceva un tuo collega che non so se è ancora qui. Alberto, forse. Alberto. Quello che ci raccontavi prima su queste femministe agguerrite rispetto ai robot. Sì, nel senso che su Facebook ci sono stati... Lo sentite la voce di Alberto? Su Facebook ci sono stati degli attacchi a questo negozio di trovo di bambole, di sex robot,
dicendo che per loro, quindi avevano organizzato anche un sit-in, poi sinceramente non so come è andato a finire, che per loro era una forma di violenza simbolica, nel senso che comunque è il maschio ancora una volta che domina la donna e quindi io l'ho trovato abbastanza un po', perché poi c'è stato anche un dibattito in realtà credo all'interno della del movimento femminista piccolo su questo, perché ancora non è così sviluppato, ma alcune donne dicevano vabbè, ma cioè, il maschio potrà fare quello che vuole se non fa male a nessuno, no? Cioè io con la mia vagina posso fare quello che voglio, facciamo i cartelli, e loro con il loro pene no. C'era un po' questa l'idea. Ma sai qual è la differenza? Microfono. Alimentiamo il dibattito. Parlo una di quelle femministe convinte contro. Ah, ecco, una femminista convinta, sapevo, lo devi dire, non sapevo che ce n'era una. No, il punto. Vabbè. Ovviamente ho riportato il dibattito. Ovviamente ho la mia idea. Secondo me, cioè, dirimente, proprio che tutti gli oggetti sessuali vanno benissimo, cioè uomini, donne li usano, le coppie, nulla toglie, anche la pornografia è già superata. Qui il concetto è un altro, non è il piacere in assenza di partner con diversi modi, diciamo, di esprimere la sessualità, ricerca di piacere di vario tipo, quindi oggetto sessuale. È proprio che la donna stessa viene plastificata, cioè non è neanche un problema morale di tradimento oppure il giudizio esterno di me uomo o io donna che vado a comprare un bambolo o una bambola. È proprio come non ti basta avere una parte, sappiamo tutti le tipologie di oggetti sessuali che ci sono, quindi uomo, donna, che sia, non si sta parlando di un oggetto piccolo che ti porti dietro, che ti può dar piacere in assenza di altro, proprio in sostituzione di altro, ma è che ti serve il tutto, cioè vai a unificare quella parte oggetto che può anche, cioè si può trovare per assurdo citando di porno con mille oggetti, frutta, verdura, è una cosa veramente diversa, con un insieme di quella parte che va poi a costruire proprio a livello materiale tutte le fattezze, le sembianze, la taglia del seno, i fianchi, il colore degli occhi, dei capelli di una donna vera e in un futuro anche di una relazione, perché poi ci sarà il programma dietro. Quindi tutto questo non è un discorso di gelosia, tradimento, morale, di giudizio, almeno da parte mia questo proprio non esiste, non l'ho mai considerato. È proprio un discorso di oggettivazione sessuale e di come anche l'uomo, ma noi in generale, anche per il lavoro che facciamo, ci troviamo più davanti a questo tipo di violenze o modalità violente anche in ambito sessuale da parte di uomini. Però è proprio un discorso di come viene vista poi la donna se ci sono queste bambole che è imperversa, no? Cioè, però sì, era per quello, no? Certo, cioè, però io sono anche da uomo, nel senso che da uomo io ti posso dire l'oggettivazione c'è comunque, nel senso, la mia fantasia, cioè il farsi plastica di ciò che è carne, è un discorso di quantità allora, perché se stavi citando prima la vagina, tu oggettivizzi la donna. Non ho capito qual è il centro del discorso, cioè qual è la violenza che un uomo fa, solo quello. No, ma infatti secondo me è il punto un po' scorretto di tutto questo movimento dietro al negozio, l'hotel. Non è che questo può portare a un aumento delle violenze o a facilitare, diciamo, poi la violenza maschile. Non è quello, quello non lo credo neanche io, non ho evidenze scientifiche. È proprio che scade la qualità del rapporto, della scelta da parte di uomini e donne nei confronti di un altro essere umano. Perché è così facile. Questo è un passaggio. Unire sesso, donna, è un pezzo di classica. Tutta la società, la nostra ma di però in percentuale si dà da dove è nata Stelea, penso, no? Cioè, donne con un vibratore sono felici, sì, non sì, avrebbero più certo. No, però questo è un investimento sulla società, sulle relazioni, sì, sullo pensiero. Scusa se mi interrompo, volevo, è arrivato Paolo Trincia, ma c'è una domanda che volevo dare prima a lei, perché tu hai già parlato, ma se non parla lei, come? Ah, ti è piaciuto alimentare? C'eri tu prima?
c'era qualcuno, c'era una mano alzata, no, ha cambiato idea. No, io. Eri tu? No. Sì, giuro. Non c'era qualcuno, no. Mi sembrava lei, con gli occhiali. No? No. Volevo sapere se, secondo voi, potrebbe avere un impatto positivo sul, nel mondo della prostituzione, ad esempio. Ah, giusto, un'altra domanda. E questa era... Ne parlavamo prima con Angelo, con Alberto, insomma, una delle ipotesi, qualcuno suggerisce appunto che potrebbe far scendere la prostituzione, soprattutto se si considerano gli sviluppi tecnologici, insomma, potremmo avere degli esemplari che permettono di raggiungere il piacere in un modo oggi non immaginabile. C'è Francesco Verso, che è uno scrittore di fantascienza, che ha scritto Sex Dolls, che è stato premiato anche come premio Urania qualche anno fa. Lui immagina questa società in cui le sex dolls diventano particolarmente interessanti per tanti uomini e donne, perché non solo puoi fare sesso, ma è un esemplare simile agli esseri umani che puoi addirittura uccidere. Nel romanzo, appunto, l'uccisione viene rappresentata, l'uccisione virtuale, perché si tratta sempre di macchine, però, appunto, secondo la storia, appunto, che propone Francesco Verso, questo ridurrebbe presentare esemplari che assomigliano sempre più agli esseri umani e nei confronti dei quali puoi fare cose che non puoi fare, giustamente, sugli esseri umani, potrebbe far scomparire la prostituzione umana. Vedo che l'argomento non sorprendentemente attira la vostra attenzione, perché qua c'è un ricettacolo di nostre proiezioni, di fantasmi, di lati oscuri per l'appunto. Allora, io però, faccio sempre questa solita, se d'accordo, ma abbiamo già deciso, passerei all'ultimo incontro qui alla Cavallerizio. Vi ricordo, questa sera siamo a Terrazzo Eferino con il canale Crime Investigation, canale Sky. Se volete partecipare questa sera, la sarete piccola, quindi vi chiedo di scrivervi su un pezzo di carta che adesso facciamo girare, perché la sarete piccola, quindi se volete partecipare a questa serata sulle persone scomparse, quel canale Crime e Investigation, che presenta anche prima la terza stagione del loro più dopo che fiction, vi scrivete su questo foglio che faccio girare per l'ultima volta. Ma nel frattempo, grazie Maurizio Balestrieri. Grazie a voi.